di costruire un tavolo da lavoro con una vecchia brandina da attaccare su questo muro di questo garage. Il muro è mal messo e vediamo di fare un bel lavoro. Sarà un misto di video e immagini per fare vedere tutto il procedimento. Allora, innanzitutto togliete tutte le assi di legno della brandina e tutti questi dovrete toglierli tutti a mano perché basta un piccolo sforzo e vengono via. Ecco, vedete, sono solo infilati dentro in questi buchi e dovete toglierli tutti. Ok, li abbiamo rimossi tutti. Ci siamo aiutati con un attrezzo, con un semplice cacciavite. Tempo dell'operazione più o meno 5 minuti. Andiamo avanti. Adesso dobbiamo togliere le quattro rotelle che sono poste alla base della brandina, che non servono più, quindi io le ho già svitate. Le togliamo senza nessun problema con una chiave da 13 e poi, ok, le sfiliamo 1, 2, 3, 4 e poi andiamo avanti. A questo punto fissate un pezzo di plastica, di foglio di compensato, qualcosa per rivestire il muro dove andremo a fissare la struttura del nostro banco di lavoro. Ora, con l'ausilio di una staggia e il livello, facciamo il piano e segniamo dove fare i fori. A questo punto servono due fermastagge che useremo per fissare il supporto in modo che non si muova in questo modo. Ok, abbiamo fissato la struttura del nostro banco di lavoro e adesso vi farò vedere come fare. Con i due fermastaggi dovete fare questo lavoro. Dovete mettere i listelli che abbiamo tolto dalla brandina dietro a questa arcade, perché la differenza tra questo spazio lo spazio che c'è qua ovviamente va compensata con il listello. Dovete mettere il fermastaggio in modo che sia tutto assicurato al muro e non si possa più muovere nulla. Ok? Anche se tiro, vedete, non succede niente, tutto ben fermo. Ok, proseguiamo. Per fare le gambe del tavolo ho usato due pali fissati solamente con due fori, due fascette e poi rivestiti con del nastro isolante in modo da non poter farvi male una volta finito il lavoro. Vedete che l'opera incomincia a prendere forma perché chiudendolo, voilà, le gambe si chiudono come da progetto e abbassandolo, scusatemi ma sono qua da solo, mi viene un po' dura fare un'immagine da lontano, abbassandolo comincia a prendere forma, dai ragazzi. Fissato in verticale il pannello dove metteremo tutte le chiavi e stiamo realizzando con del listone il piano di lavoro. E devo dire che è molto solido ed è fatto, ci tengo a dire che è fatto con tutto materiale riciclato e fino adesso abbiamo speso forse 5 euro di viti. Vediamo come va a finire. Ok, andiamo avanti. A questo punto, per dare più resistenza alla struttura, useremo le assi di legno che abbiamo tolto dalla brandina e una morsa da falegname come questa. Ne metteremo tre sopra e uno sotto. Vi aiutate un attimino, le posizionate proprio lungo il bordo, mettete la morsa da falegname, volta messo la morsa andate a fare un foro dove
metteremo una vite autofilettante per il legno. Una punta del trapano da 6. Metteremo una vite ovviamente che prenderà sia le tre sopra che quella sotto, quindi deve essere lunga abbastanza, assicuratevi che riesca a prendere tutte. Mettiamo. Per questa operazione non usate l'avvitatore elettrico perché facile che il legno dell'asse si spacchi a metà. Dovete usare un cacevita a mano, secondo me. Se volete usatene uno come questo a cric, che è la cosa migliore. Dovete ripetere l'operazione 4 volte. Come dicevo, questa operazione dovete farla almeno per 4 volte per dare tutta la stabilità possibile al nostro banco di lavoro, sennò probabilmente non avrà la sua consistenza. Come ripeto, non usate avvitatori elettrici che non vanno bene per fare questi lavoretti, se no questo legno, siccome è un legno compresso, è molto facile che con l'avvitatore elettrico la vite si avviti troppo in fretta e vada a spaccare a metà la struttura compressa del legno, del listello. Quindi meglio, secondo me, fare un po' più di fatica. Ok, dovete agitarla fino in fondo. Andremo a praticare un altro buco qui, un altro foro qui e poi andiamo avanti. Abbiamo fissato il nostro bordo del tavolo sui 4 punti come l'abbiamo fatto dall'altra parte. Ecco dunque che adesso è molto più stabile, vedete? Io per fare il piano ho usato dei listelli di legno, tipo listone, vedete? Sono due accoppiati uno sopra l'altro, fissati, tenuti insieme dalle assi che abbiamo tolto da questa brandina che è diventata un tavolo da lavoro. E adesso andiamo a ultimare il tutto. Applicando alla parete tutti i nostri ferri. Vediamo come procede. Eccoci qua, abbiamo finito. È giunta sera, abbiamo incominciato il progetto intorno all'1 e sono quasi le 7 e abbiamo realizzato il nostro tavolo da lavoro. Vedete, ci tengo a dire che è tutto esclusivamente con materiale recuperato, quindi non dovrete spendere un centesimo per realizzarlo. Una volta finito tutto, aggiungerete un gancio come questo per riuscire a chiudere il tutto. Adesso un attimo che appoggio la telecamera e se vedete abbiamo messo tutte le chiavi. Il nostro piede di porco, paranchino, chiamatelo un po' come volete. Abbiamo seghetto, abbiamo taglierino, chiavi particolari, cacciaviti, altre chiavi. E abbiamo preferito fare questi tre contenitori sempre con contenitore di riciclo perché questi sono dei barattoli di detersivi tagliati sopra e avvitati tramite una vite al bancone.
qua la vedete lì, si vede poco, scusate, ma incomincia a diventare buio. Ecco, qua si vede benissimo. Uno, anche questo e anche l'altro. Vede, ecco, qua si vede meglio. E niente, adesso mi allontano, appoggio un attimo la telecamera, vi faccio vedere come si fa a chiuderlo e come verrà finito. Ok, allora, adesso che abbiamo finito tutto, il cavo è molto stabile, io vedo, potrei anche salirci sopra, non si muove, tutto materiale recuperato, e adesso vi faccio vedere come si fa a chiudere. Guardate, abbiamo realizzato il nostro tavolo, voilà, eccolo qua. Cosa posso dire ancora? C'è tutta l'occorrente che serve. Mi sembra un lavoro fatto bene, contando che non abbiamo speso un euro. Abbiamo comprato solo le viti che ci sono servite per fissare le assi e la struttura al muro. È molto stabile. Niente, se volete farlo, seguite la nostra guida. Ciao, alla prossima.